La mia idea è quella di vedere di poter comunque assegnare una competenza specifica a un unico ente, anche per individuarne chiaramente le responsabilità. Così l'assessore all'ambiente, alle grandi opere, al ciclo delle acque, Marco Sacchetti, del comune di Arezzo, alla nostra trasmissione Nero su Bianco, dove abbiamo parlato degli allagamenti verificatosi nel territorio comunale di Arezzo tra il 5 e il 6 di novembre scorsi. Le soluzioni per evitare questi disastri ci sono all'orizzonte ed è indubbio che debbano passare da un raccordo decisamente più stretto tra Comune di Arezzo, Consorzio Alto Valdarno e Nuove Acque. Per esempio, Nuove Acque si potrebbe anche prendere in carico tutto il sistema ovviamente di reticolo fognario, non solo quello nero, c'è cioè quello nero, quello misto e quello bianco. Quindi, in modo tale anche da, come dire, da circoscrivere le responsabilità e il soggetto che su quel tipo di opera va a intervenire, perché oggi c'è una frammentazione di competenze. È Lei brutto potrebbe quando portare viene un cittadino e dice: ma di chi è la responsabilità? Non te lo so dire nemmeno io. questa proposta per conto del Comune di Arezzo in assemblea dei soci? Questa è una proposta più che in assemblea dei soci, sicuramente la voglio portare in assemblea dell'AIT, l'autorità idrica Certo, sì, toscana, quello, perché è lì che certo. poi si regola, Certo, è chiaro. lì Sì, è l'ente che gestore. l'amministrazione che ancora ha le potestà di Da, sì. regolamentare o perlomeno di impartire al soggetto gestore cosa fare. Sul consorzio di bonifica, per quanto riguarda, diciamo, il reticolo e la loro gestione, quello di ovviamente di essere più puntuali sulle verifiche su come vengono spesi i soldi, di mettere in campo una o due squadre di manutenzione ordinaria costante lungo l'anno, che va comunque a tagliare, a pulire, per evitare che quando arriva l'evento ci siano ostruzioni della sezione idraulica e quindi rami, alberi, e questo è chiaro. Quindi. Poi, chiaro, la situazione è complessa perché poi richiama ovviamente delle responsabilità su chi non regima bene i campi, c'è l'abbandono delle campagne, come ricordava l'avvocato, cioè il fenomeno non è che si risolve, però si può cercare di circoscrivere. Questo summit l'abbiamo ribattezzato così, che proponeva Tamburini, secondo lei si Si può può, fare? Secondo l'abbiamo me già si può fare. programmato. Aspetti che mi dà una notizia l'assessore, l'avete già Siamo proposto? arrivati in ritardo perché eravamo da Nove Acque. Ah, questa Ok. sì che è una bella Quindi notizia. Mi dica qualche abbiamo già novità. programmato un incontro, poi gli esiti li vedremo nei giorni a seguire, però un incontro l'abbiamo già programmato e eravamo da loro alle 3 anche per parlare di questo. Ecco, quindi vi siete già confrontati subito, diciamo, sul campo, come tra l'altro mi sembra abbia detto proprio lo stesso sindaco, la prima cosa che ha detto c'è da rivedere il sistema fognario, il primo incontro tecnico l'avete fatto con Nove Acque, quindi, è corretto? Sì, c'è un incontro ovviamente di intenti, ovviamente poi bisogna mettersi a un tavolo e capire, perché il sistema di regolazione è complesso, non è che il comune appunto, cioè non è che l'azione delle Nove Acque si gestisce direttamente dal consiglio di amministrazione, perché poi dopo chiaramente gli interventi di Nove È un Acque primo è un step. primo step in cui ci si mette a un tavolo per capire quali sono le criticità e per cercare cioè bisogna fare sinergia, bisogna fare squadra, perché sennò ovviamente no, si entra nel rimpallo delle responsabilità. E...